L'emozione di scoprire creature viventi dai colori e dalle forme spettacolari che abitano le acque cristalline del Mar Ionio, tesori naturalistici e archeologici custoditi sui fondali, talmente vicini quasi da poter essere toccati, sono le sensazioni che offre quello che si presenta come il vero primo museo acquario del Salento, ospitato a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò, a pochi metri dal Museo dell'Accoglienza e della Memoria, realizzato dal Comune Neretino per farne la prima struttura culturale del genere nel Salento. Finanziato con i fondi europei del programma di cooperazione territoriale Grecia-Italia, il progetto prevede anche la realizzazione di una struttura gemella a Cefalonia. Suggestivo l'allestimento, 20 vasche contenenti le riproduzioni di altrettanti relitti di navi inabissatesi con i loro carichi di anfore e oggetti nelle acque dello Ionio dal II secolo a.C. al Medioevo e ricostruiti così come appaiono oggi dopo una secolare convivenza con il mare e i suoi organismi inseriti in ambienti marini abitati da pesci e altri organismi viventi. Tante storie di natura, tante storie anche di popoli, di persone, di civiltà. Anche per capire cosa diventa il relitto una volta che finisce in mare. È una cosa dell'uomo, appartiene all'uomo, alle sue vicende, però una volta che finisce nel mare diventa una cosa del mare.